ha guidato il Divizzano nella trasferta di Gavorrano ci è mancato un soffio perché la squadra strappasse almeno un punto. Si sapeva che era una partita difficile contro una squadra attrezzata per fare un campionato di vertice. Devo dire però la mia squadra si è ben comportata. E dopo il pareggio pensavo di portarla in fondo la partita. Poi c'è stato questo guizzo da parte del Gavorrano, un doppio cross, è venuto fuori questo gol in un momento insomma che la partita mi sembrava calata sul pareggio. Dispiace perché insomma la mia squadra già dal primo tempo aveva interpretato benissimo la partita, aveva contenuto molto bene il potenziale offensivo del Gavorrano e nulla, e se si stava un po' più attenti in entrambe le situazioni del gol, forse insomma la partita prendeva un'altra piega. E c'è stato anche l'errore clamoroso del nostro centravanti che ha sbagliato un gol al primo tempo abbastanza vistoso, però il calcio ci sta, si era fatta un'azione straordinaria in velocità, palla filtrante, cross, e forse se andava di testa poteva far gol, però quel secco in ma e non si va avanti, chiamente i tre punti li ha presi il Gavorrano e noi torniamo via con qualche certezza in più, però con zero punti. La dimensione del Divizzano è quella di lottare per la salvezza in questo campionato? Sì, si sapeva che noi partivamo con l'handicap del tardivo ripescaggio, quindi la squadra è stata allestita in maniera tardiva, però insomma sono contento dell'organico che la società mi ha messo a disposizione. Abbiamo bisogno di un buon rodaggio ora, cosa che non abbiamo potuto fare in fase di preparazione perché la squadra, come ripeto, è stata allestita in poco tempo. Il ripescaggio ufficiale in Serie D l'abbiamo avuto, mi sembra, il 5 di agosto, quindi siamo qui sempre un cantiere aperto però con dei ragazzi validi e spero insomma a breve insomma di trovare la giusta quadratura per cercare di affrontare un campionato difficile come quello della Serie D. Non dimentichiamo che noi siamo una piccola società che si affaccia per la prima volta a un campionato extra regione, tra l'altro, quindi per noi si sapeva che era un campionato difficile, però vediamo insomma. Cerchiamo già da mercoledì di buttare dentro tutto quello che abbiamo e cercare insomma di muovere questa casetta.